Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e interconnessi, sono Lorenzo Colangeli e come tutti i fine settimana parliamo di rugby. Ringrazio come sempre il circuito RDA Radio, circuito Spreaker, Radio Web Associate per la disponibilità che mi concede per parlare di questo magnifico nostro sport della pallovale. Allora, la settimana scorsa è ripreso il campionato del Sei Nazioni per quanto riguarda le nostre due selezioni di Under 20 e la nazionale maggiore. Per quanto riguarda la nazionale maggiore, la gara che si è svolta a Dublino è stata secondo me una partita anomala, tutto ogni punto di vista. Più che anomala secondo me è proprio particolare, forse originale, potrei usare anche altri sinonimi. La gara è partita abbastanza bene, la nostra nazionale nei primi 20 minuti ha tenuto abbastanza a testa una nazionale irlandese che sulla carta non solo è più forte ma veniva anche da una situazione di riscatto per una sconfitta che aveva avuto la settimana precedente. Il problema è stato che a un certo punto il nostro tallonatore Lucchesi ha avuto un infortunio durante la fase di gioco ed è dovuto uscire, al suo posto è entrato il sostituto Faiva. Purtroppo, secondo me, per una eccessiva, secondo me, presa di posizione da parte dell'arbitro, il nostro giocatore Faiva è stato espulso per un placcaggio ritenuto molto pericoloso. Fatto sta che questo purtroppo la sua espulsione ha provocato il fatto che per continuare a giocare con una mischia, ovviamente non contest, perché mancavano i due allenatori, si è dovuto ricorrere alla regola 3 che prevede che nel momento in cui esce può entrare una prima linea per sostituire un tallonatore, deve uscire anche un altro giocatore. Questo ha portato la nazionale italiana a 20 minuti del primo tempo a giocare addirittura con due giocatori in meno. Quindi la gara è terminata, perché questo dal mio punto di vista già una nazionale irlandese nettamente più forte, giocare addirittura con due uomini in più ha provocato una situazione di squilibrio talmente evidente che ha portato poi, diciamo, tranquillamente la partita verso gli irlandesi. Da sottolineare secondo me invece la prova degli italiani, che pur diciamo è inferiore numerica, hanno comunque continuato a giocare e qualche volta addirittura si sono anche proposti nei 22 dell'Irlanda, ma ovviamente la gara ha avuto questo senso unico, ripeto, che ha portato poi a terminare con una vittoria da parte dell'Irlanda per un 57-6. I 6 punti comunque erano stati realizzati nel momento in cui l'Italia era in numero identico a quello dell'Irlanda. Che cosa c'è da dire? Secondo me il commento è quello che comunque tutto quel tempo che i nostri azzurri hanno giocato in parità numerica non hanno demeritato, tutto il resto ovviamente due giocatori in meno, secondo me possiamo parlare di un rugby un po', di una partita secondo me veramente squilibrata, sbilanciata sotto ogni punto di vista. Ora la nazionale si ritroverà di nuovo la prossima settimana a avere un turno di pausa per poi riorganizzarsi per ripartire le ultime due giornate, che la vedranno praticamente giocare contro la nazionale scozzese il 12 di marzo allo Stadio Olimpico. Purtroppo il giocatore Lucchesi, che ho detto recentemente, ha avuto un infortunio abbastanza serio che lo vedrà purtroppo lontano dai campi per diverso tempo. Per quanto riguarda invece la nazionale Under 20, anche qua c'è da sottolineare che oltre alla sconfitta, secondo me, e da parte degli azzurrini, c'è stato, secondo il mio punto di vista, un po' una frenata per quanto riguarda il gioco che si era invece visto durante la vittoria contro l'Inghilterra. L'approccio non è stato negativo, anzi si è partiti abbastanza bene, ma poi secondo me c'è stata un'eccessiva frettolosità soprattutto nella distribuzione del pallone e nel cercare, diciamo, di avere una continuità che sì, può essere positiva, ma può anche provocare poi, diciamo, una perdita di possesso che consente alla squadra avversaria di avere quella palla in mano per poter poi giocare e poter essere più pericolosa. Fatto sta che la nazionale azzurra nel primo tempo ha tenuto abbastanza testa alla nazionale irlandese, anche se stava sotto di punteggio, ma poi nel secondo tempo anche con qualche problemino
disciplinare che secondo me è anche figlio di un arbitraggio secondo me non lineare, questo non perché io sono uno che tende a criticare gli arbitri, ma forse l'arbitraggio, non forse, sicuramente l'arbitraggio, soprattutto nella parte del secondo tempo, è stato veramente insufficiente. Non si è voluto, diciamo, dare quell'aiuto, giusto aiuto da regolamento per la nazionale azzurra, che nella mischia chiusa era dominante e che comunque avrebbe potuto con questa fase di gioco bloccare gli avanzamenti e gli attacchi degli irlandesi. Purtroppo l'arbitro aveva una sua visione, una sua metrica che secondo me è stata errata e ha portato purtroppo a dare diciamo più possibilità di possesso ai giocatori irlandesi. Comunque il risultato finale 39-12. Ora anche la nazionale italiana under 20 avrà una settimana di riposo e anche lei poi andrà a giocare a Treviso contro la nazionale scozzese il venerdì, praticamente il giorno prima della nazionale italiana che come ho detto giocherà a Roma, quindi praticamente l'11 di marzo. Detto questo, adesso andiamo invece a parlare delle due franchigie italiane che nel campionato United Rugby Championships giocavano il loro turno di recupero delle due gare che avrebbero dovuto giocare con le due selezioni sudafricane, che però non sono state giocate per via dell'infezione del Covid. Tutte e due le nostre franchigie giocavano comunque con un numero di giocatori in meno dal punto di vista di presenza che giocavano nelle varie selezioni nazionali, sia under 20 sia maggiore. Comunque hanno disputato le loro gare con dei permit player che venivano dal top 10 e dei giocatori che rientravano addirittura da precedenti infortuni. Le due gare hanno avuto purtroppo un risultato negativo, forse le zebre hanno avuto un risultato forse più peggiore per quanto riguarda il risultato, un 45-7 che lascia poco a commenti, una squadra sudafricana zeppa di giocatori che normalmente giocano anche nelle selezioni sudafricane, hanno evidenziato veramente una differenza dal punto di vista tecnico e sportivo. Mentre Treviso, secondo me, invece ha dimostrato per lunghi tratti della gara di poter contenere la squadra sudafricana dei Shark, però anche là, in momenti topici della gara, forse anche qua sempre un po' un problema di disciplina, di poca gestione del possesso della palla, ha portato i sudafricani ad avere quel gap per consentirgli di vincere per 29-7. Ora, questa settimana rientreranno nelle due franchigie italiane qualche giocatore che sta riposando per quanto riguarda le due selezioni nazionali e quindi tutte e due le nostre squadre giocheranno sabato 5 alle ore 14 a Treviso contro i primi della classe del Leinster. Diciamo sarà una partita molto difficile, Treviso anche se recupererà qualche giocatore però giocherà contro una squadra irlandese che è una di quelle secondo me titolate per arrivare alla vittoria finale del torneo. Mentre per quanto riguarda invece le zebre giocheranno fuori casa, andranno in Galles e giocheranno contro una selezione gallese degli Ospreys che anch'essa molto probabilmente avrà delle mancanze di giocatori che giocano nella selezione gallese, però anche qua secondo me non credo che le zebre potranno riportare a casa punti. C'è anche qua una disparità dal punto di vista delle sue selezioni, ma vediamo, speriamo bene. Io mi auguro sempre che le zebre possano riuscire a trovare il bando della matassa e poter recuperare questi gap che purtroppo lo stanno accompagnando dall'inizio del campionato. E la partita domenica 6 alle ore 15. Tutte e due le gare potranno essere viste sui canali di Mediaset Canale 20 o in diretta o in differita. Ora andiamo a parlare invece del campionato top 10. Il campionato top 10 ha giocato il suo turno di campionato e ha visto sia Padova che
Valore Rugby vincere le loro gare e consolidare il loro posizionamento prima, secondo in classifica. La gara clou era il Calvisano, che ospitava il Colorno, questa squadra del Colorno che è una rivelazione di questo campionato, e ha visto il Calvisano invece vincere abbastanza, non facilmente, però ha dimostrato una superiorità. Ora il Calvisano con questa vittoria si avvicina al Colorno, che però rimane sempre alla sua posizione di quarto in classifica. Vince anche Rovigo. E invece purtroppo c'è stata una sconfitta della Lazio in casa del Mogliano, che ha decretato, secondo me, non matematicamente ma quasi sicuramente, la sua retrocessione dal campionato top 10, e ha consentito al Mogliano di rimanere molto abilmente il prossimo anno a giocare questo campionato di massima serie. Ora, questa settimana normalmente il top 10 avrebbe dovuto avere un turno di riposo, ma ci sono due gare da recuperare, che sono Fiamme Oro Mogliano e Viatana contro il Rovigo. Sono due partite abbastanza, dal punto di vista del risultato, forse Rovigo ha più facilità nel poter vincere contro Viatana. Fiamme e Mogliano sono una partita abbastanza simpatica, perché ormai sono tutte e due, diciamo, salve, però sicuramente Fiamme Oro, giocando in casa, vorranno dimostrare la loro superiorità anche in classifica. Ora, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a sostenere le nostre squadre delle due franchigie italiane, in diretta o in differita televisiva, a cercare di guardare quello che è il nostro rugby, possibilmente dove può essere trasmesso sui nostri canali radio televisivi. Un ringraziamento va a tutta la gente che comunque mi sente e che mi sprona a continuare questa mia attività. Buon weekend e buon rugby a tutti.